Amici del web, buongiorno a tutti. Sto qua, eccomi. Mo' vi mostro le botte che ho preso sulla mia Skoda e vi racconto la storia di ogni botta. La botta più grande l'ha già pigliati comunque. Allora, partiamo da quella che più mi ferisce, che è la prima, che eccola qua, che non è una botta. In realtà queste sono 4-5 botte insieme, perché la prima la pigliai io in un parcheggio sotterraneo a Napoli, lasciai 20 euro in macchina, se li rubarono, parcheggio a pagamento, e attenzione, e mi incazzai col vecchietto che stava là a fare la guardia, disse no, io non so niente, se parcheggi devi lasciare pure la, come cazzo si chiama, le chiavi della macchina. Comunque uscendo, perché mi andai sfrecciando incazzato, pigliai un po' il muro e si fece un po', poco poco, giusto la maniglia. Poi qualche mese dopo prestai la macchina a una ragazza che lavorava al ristorante per fare una consegna. Esce dal portone e sento tac, 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 tac. Questa è una specie di mia cugina bellissima, ve lo giuro, ragazzi. E quindi non è che mi sia arrabbiato più di tanto con lei. E poi mi regalò anche un portatabacco con tipo un bel regalo all'interno, fatto da lei a mano il portatabacco. Quindi apprezzato, però Dio stronzo, sta ancora qua la cosa, sta ancora qua la botta. Mannaggia la Maronna. Allora, poi andiamo avanti. Questa l'ho presa a Sorrento, che praticamente stavo con la mia ex ragazza. Le dissi: senti, ma quel vicolo è troppo stretto, secondo me c'entriamo? Lei mi disse: sì, c'entriamo. E a quanto pare no, non c'entravamo. Questo è il senso di misura delle donne. Però, appunto, riuscivo a fare la festa dicendole che arrivavo a 17 centimetri. Magari, se il caffo strunzo in coppia social network, se arrivavo a 17 centimetri. Questa sullo specchietto, ma io non lo so, me ne sono accorto oggi e mi è venuto in mente, mi ha dato l'ispirazione per fare questo video. Ho detto, cazzo, questa botta, boh, e sarebbe bello se facessi un video in cui spiego le botte. Quest'altra molto carina, che non è una botta, però ormai a quanto pare è indelebile. Allora, la vedete la striscia qua, questa striscia sul cazzo di finestrino? Oppure qua sopra c'è tutto lo schifo. Ecco, adesso vi racconto una bella storia. Ci dovrebbe essere anche azzeccato da qualche parte qua. Eccolo. Stavo a Napoli col mio amico Salvatore e praticamente stavamo fuori da Cammarota, il posto degli spritz a 1 euro. Arrivano queste due ragazze che fanno le zozzone con noi. Noi cominciamo a fare gli zozzoni con loro. Queste fanno: venite a casa nostra, facciamo una cosa a quattro. E noi, ah, ovviamente veniamo. Eravamo entrambi ubriachissimi. Comunque arriviamo sotto casa di queste. Dottore si siede qua a fianco a me, al sedile del passeggero. Arriviamo sotto casa di questo, io ve lo giuro, si affaccia dal finestrino, vomita tutto. Io questa la considero una botta perché non si leva più. L'ho portata 4-5 volte a lavare la macchina, non si leva più. Chissà che cazzo c'eravamo bevuti quella sera. E niente, Dottore vomita e queste ci dicono: ok, tu non sali più. E io dico: no, Dottore, mica lo ti posso lasciare così. E quindi, da bravo amico che sono, me ne sono andato pure io. Me ne sono andato pure io. F nei commenti per Totore, per favore. F nei commenti per Totore. E infine, vabbè, ci sta questa qua. Attenzione, che non voglio far vedere la targa. Questa qua, sono andato a fare una consegna col ristorante. C'erano quei paletti, che si mettono per non far entrare le macchine, a forma di croce praticamente. Aspettate, mi metto nel finestrino come vedete, a forma di croce praticamente. E la parte verticale era lontana, il sensore di parcheggio mi diceva che fosse lontana. La parte orizzontale, no, era vicinissima, non me l'ha segnalata. Faccio ritrovarci, po, 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 e l'ha giubigliato in culo. Ciao, aiuto, scusatemi, ma sto arrabbiato perché se mi metto a pensare alla Scodarella, che alla fine la voglio bene, però non me la so tenere come mia ogni fidanzata, ex fidanzata. Buona giornata, sono tutto arrabbiato adesso, sto arrabbiato!